Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi qui, come vedete, questo indirizzo di posta elettronica in sovraimpressione per raccontarvi le vostre storie. La mail di Antonio che ci racconta, terz'ultimo di 7 fratelli, famiglia numerosa, felice, fin da piccolo vive un'infanzia serena, ma una madre amorevole che si prende cura di tutti, e un padre che con il suo lavoro stabile e con un cuore grande garantisce il benessere della famiglia. Nonostante le difficoltà economiche, la vita sembra perfetta, ma tutto cambia quando il papà si ammala e in meno di 9 mesi muore, un tumore. È un colpo durissimo per la famiglia. La sorella maggiore ha appena 19 anni, mentre la più piccola ha solo 9 mesi. È l'inizio di un periodo di grande sofferenza per tutti. Con il passare del tempo la mamma si ritrova a dover lavorare incessantemente, di giorno come lavapiatti, di notte come badante, per riuscire a pagare il mutuo della casa e così mantenere i figli. La vita si fa sempre più difficile. Antonio è un bambino, desidera solo un paio di calze, ma sa che non può permetterselo. Il mio grande amore per Dio, racconta, inizia con un grande odio verso di Lui. Dà la colpa a Dio per la morte del padre, per la povertà che attanaglia la sua famiglia, per la vita dura che tutti loro affrontano ogni giorno. Si ritrova una sera sul balcone, guarda le stelle, inizia a pregare, ma le sue preghiere sono cariche di rabbia. Lui mi voleva parlare, ma io ero troppo arrabbiato per ascoltare. Chiaramente si rivolge a Dio. Lo colpivo con parole bruttissime, con tutta la mia forza, ma lui non ha mai risposto ai miei colpi. Nel tempo, attraverso la preghiera, questo rapporto si rafforza. Ecco, Antonio si affida a Dio, si affida con tutta la sua fede. Un'esperienza significativa avviene quando lui è vittima di un incidente stradale, si rompe il naso, viene portato qui a San Giovanni Rotondo. I medici gli dicono che il naso non tornerà mai più come prima, ma Antonio in preghiera chiede l'intercessione di Padre Pio e così, dopo l'intervento, ecco, ha l'opportunità di rivedere il suo naso così come era prima. Prove della vita che continuano, così come anche i segni della presenza di Dio e soprattutto dell'intercessione di Padre Pio, soprattutto quando la moglie, con la gravidanza del terzo figlio, subisce uno stacco della placenta. I medici prevedono un aborto spontaneo, ma Antonio si rifugia nuovamente nella preghiera. 10 giorni dopo, al controllo successivo, lo stacco della placenta è completamente scomparso. Dottori stupiti, ma io so che lui è sempre con me. Oggi Antonio, sposato, papà di 3 figli, porta sempre con sé le radici della sua fede e soprattutto il sostegno di Padre Pio, che lo segue e lo benedice.